Ma tutto questo insieme di riforme messo a sistema produce quello che io chiamo il salario ricco. Perché chi dà da lavorare agli altri, se è liberato da tutti questi fardelli, può guadagnare di più e può pagare di più. Lo Stato non può sempre sostenere l'aumento degli stipendi, lo può fare in un momento di emergenza, l'abbiamo fatto. Ma non si può a lungo termine continuare a pretendere che lo Stato metta i soldi. Lo Stato deve fare delle buone regole che permettano di liberare energie, compresi quei 1.800 miliardi che stanno nelle banche, e far crescere l'economia in modo che ci sia quello che io chiamo il salario ricco, perché il salario minimo voluto dalla sinistra è un sistema veterosocialista che abbassa il salario, non aumenta il salario, distrugge la meritocrazia, livella tutto in basso. La contrattazione collettiva c'è, funziona. Se chi non partecipa alla contrattazione collettiva può avere il minimo del salario previsto dalla contrattazione collettiva, che è sempre superiore a quel minimo, al salario minimo previsto dalla legge. Infatti la normativa europea dice che bisogna pensare al salario minimo fissato per legge soltanto laddove non c'è almeno l'80% di contrattazione collettiva. Noi siamo abbondantemente in avanti. Cioè, noi vogliamo che il lavoratore guadagni bene, non che abbia lo stipendio tutti uguali come si faceva in Unione Sovietica, bisogna dirlo in maniera molto chiara. Noi vogliamo che gli italiani possano economicamente stare meglio. Ma non è lo Stato che deve pagare, lo Stato deve fare delle buone regole, delle buone leggi.